Oggi una ricetta per delle pizzette che sono talmente facili che si fanno praticamente da sole. In pochi minuti avremo un risultato strepitoso per delle pizzette che resteranno morbidissime anche il giorno dopo. Potrete farle anche farcite, portarle in spiaggia, portarle in giro, metterle per la scuola. Ci potete fare quello che volete. Ingredienti pochi, semplici, veloci, tutte cose che abbiamo tutti quanti a casa sempre. 170 g di acqua, se è inverno un pochino tiepida, 300 g di farina normalissima 0-0, 40 g di olio di semi, ma potete fare anche la metà se volete, 5 g di lievito fresco e 5 g di sale. Le pizzette sono piccoline, l'impasto non è tanto, quindi io vi consiglio di farlo a mano, ma se volete farlo nell'impastatrice fate pure. Metto il mio lievito a sciogliere nell'acqua. Questo lievito è un cubettino che avevo surgelato, quindi in questo caso va tirato fuori magari qualche minuto prima, perché io quando compro il lievito lo taglio a cubettini e lo metto via in freezer. Aggiungo anche l'olio, aspettiamo 2 minuti che si scioglie bene il lievito, lo mischiamo un pochino. Usiamo delle bacchette così non si impastrucciano tutte come le forchette, però se volete usare una forchetta o usare un cucchiaio di legno fate come preferite. Aggiungo la mia farina. Questa è farina 00 normale, quella che si trova sul banco del supermercato, non ha forze, poteri paranormali, cose particolari, superproteine, normalissima. Quando comincia ad mischiarsi bene aggiungiamo anche i 5 g di sale. Quando non ce la facciamo più con le bacchette o con il cucchiaio, li sfiliamo e passiamo alle mani. Passo sul mio tagliere l'impasto, va bene anche sul tavolo, va bene anche sulla bacinella stessa se è abbastanza grande che riuscite a starci comodi, e lo lavoriamo per bene per qualche minuto, deve diventare liscio. Se per caso lo sentite un po' appiccicoso aggiungete mezzo cucchiaio di farina, non c'è nessun problema, l'importante è lavorarlo tanto, bisogna farlo diventare morbido, come dico sempre dovete fargli del male finché non si abbandona a se stesso disperato e sconvolto e diventa molle, liscio e per niente appiccicoso. Dovete fare asse pulito, mani pulite e impasto liscio, quindi stropicciatelo per bene, usatelo come se fosse una pallina antistress, giù botte, vedrete che verrà benissimo e in più vi sentirete rilassati dopo questa lavorazione, ve lo garantisco. Ora che lavorandolo lo abbiamo anche riscaldato per bene ed è bello liscio e morbido, non dobbiamo far niente, non dobbiamo farlo lievitare o far niente di strano, dobbiamo semplicemente tagliarlo in parti uguali per fare delle palline piccoline. Scegliete la misura che volete, io le ho fatte di circa 15 grammi, 15-20 grammi, potete farle più grandi, potete farle anche di 10 grammi, secondo la grandezza della pizzetta che volete fare. Io vi consiglio di farle grandi come un'albicocca più o meno, come una prugna, ecco. Quindi con le mani, con i miei manoni giganti, abbronzatissime perché ho tirato via i piscetti delle patate, mi sono abbronzato tutto, altro che le lampade. Allora fate delle palline raccolte in se stesse tutte grandi uguali e le mettete in una teglia, teglia la stessa che userete dopo per cuocerle, quindi mettetegli già sotto la carta forno se gliela volete mettere e le mettete belle in fila abbastanza lontani perché diventeranno molto molto presto il doppio del loro volume. Mettiamo le nostre palline di pizza a lievitare dentro nel forno a 30 gradi spento per 20-25 minuti finché non raddoppia il proprio volume. Nel frattempo ci prepariamo gli ingredienti per le nostre pizzette. Io ho deciso di fare delle pizze normali, userò della passata cruda e mi raccomando non utilizzate la salsa cotta o scottata perché non vengono buone. Preparo anche del basilico, preparo una mozzarella tagliata a cubettini e dell'origano, le faccio semplici, però se volete le potete fare benissimo anche senza mozzarella oppure con sulle acciughine, come volete, sono come delle pizze, però margherita va benissimo. Poi le ho fatte abbastanza grandicelle, non le ho schiacciate molto, quindi verranno un po' altine le mie, quindi verranno più alte, più morbide e potrò farle anche farcite dopo, perciò le posso aprire e metterci una bella fettina di melanzana con una foglia di basilico, che è la fine del mondo. Eccoci pronti, sono bastati 20 minuti. Accendo subito il forno a 210 gradi, così facciamo le pizzette e le inforniamo immediatamente. Guardate cosa ho fatto con le mani, le ho bagnate in una ciotolina con l'acqua fredda, quindi massaggio un attimino la mia pagnotta e poi le schiaccio, però non devo distruggerlo, solo una schiacciatina con la mano, metto sulla manina bagnata, schiaccio, op, basta, un secondo per ogni pagnotta, quindi 7 pizzette, 7 schiacciate, 7 secondi. E ora le condiamo,
avevo già preparato tutti i miei ingredienti, quindi devo soltanto prendere pomodoro in questo caso e metterlo a piacere, tanto, poco, secondo i gusti. Meglio metterne comunque un pochino di più, perché sono più saporite, a me piace. Poi fate un po' come preferite, se gli potete mettere sulle olive, capri, acciughe, qualsiasi cosa vi piaccia. Ci metto sopra anche la mozzarella a pezzettini, anche questa è facoltativa, comunque ci va, ci ho messo le fior di latte, però se vi piace per esempio la scamorza ce la potete mettere, oppure anche soltanto un giretto con del formaggio a grana grattugiato. Ma voglio svelarvi un segreto, queste pizzette sono buonissime anche senza su niente, le schiacciate con le mani e basta, e le mettete nel forno, vedrete cosa vi mangiate, sono buonissime, le tirate fuori ancora tiepide, ci mettete dentro qualcosa, le tagliate come un panino ed è la fine del mondo, sono buonissime, favolose, fantastiche, atomiche. Nel frattempo il nostro forno sarà arrivato a 210 gradi, altrimenti aspettiamo un minutino, perché è importante infornare con il forno che sia già in temperatura, almeno 200 gradi deve essere, non di meno. Le inforniamo e in 10 minuti saranno pronte. E questo è il risultato spettacolare. Vedete come sono venute belle gonfie, belle cotte. È importante che le copriate con un panno pulito per 2-3 minuti, non di più. Appena intiepidiscono, le scoprite e le mettete in un piatto pronte da mangiare. Oppure le mettete in un sacchettino di carta per il pomeriggio, per il giorno dopo. Sono morbidissime, saporitissime, buonissime. Io avevo gli avvoltoi qui che giravano in giro e una se la sono fregati di nascosto, non posso girarmi un attimo, comunque non sono durate neanche 3 minuti, sparite subito. Ora vi invito ad andare in descrizione, qui sotto al titolo, dove troverete la ricetta scritta per bene, per esteso e tutti gli ingredienti. Troverete inoltre tutti i link dei miei social, soprattutto il gruppo Facebook, la cucina, le ricette di Rapanello, dove potrete postare le vostre foto delle vostre ricette. È tutto gratis, eh? Iscrivetevi al canale, mi raccomando, e condividete nei vostri social, è importante, ricordatevi, eh? Grazie, un caro saluto da Gabriele, ciao a tutti e grazie per la visualizzazione.